Bentrovati. Lo scorso 28 febbraio ha avuto termine il tesseramento nel Partito Democratico. In termini di risultati sembra che ci siano dei numeri importanti in tutta Italia. Noi esamineremo il dato che riguarda la città di Noto, come è andato il tesseramento nella città barocca. Parleremo anche dei risvolti legati al PD e in ambito locale e in ambito nazionale. Fisseremo l'attenzione anche al prossimo congresso nazionale che dovrà dare il nuovo segretario al partito più importante in termini di numeri d'Italia. Affronteremo questi argomenti con il segretario del PD di Noto, Emanuele Della Luna. Bentrovato. Buonasera. Ho accennato io a questo imponente risultato del PD in ambito nazionale per quanto attiene il tesseramento. Lasciamo quella pagina conosciuta a tutti perché ne hanno parlato i telegiornali, i giornali, e fissiamo la nostra attenzione su Noto, o la città di Noto, che risposta ha dato al tesseramento del PD. In due parole. Praticamente noi abbiamo più che triplicato il tesseramento del 2015, perché quello che si è concluso paradossalmente è il tesseramento del 2016, che abbiamo finito il 28 di febbraio. Quindi più che triplicato significa che nel 2015 avevamo 80 tessere, abbiamo chiuso il tesseramento con 276 tessere. 266, perdono. 266 tessere, quindi se facciamo un po' di conto, è più, più che triplicato il tesseramento, quindi c'è stata un'ottima risposta. Possiamo parlare anche di fasce che sono più giovani o questa cosa, sì, ancora questa verifica non l'abbiamo fatto, stiamo preparando l'anagrafe del tesseramento. Appena finita l'anagrafe del tesseramento entreremo nel merito delle iscrizioni, quante donne, quanti uomini, per fasce d'età e per tutto. Devo dire una cosa, c'è stata la volontà da parte dei democratici di sinistra, cioè dei democratici del Partito Democratico, scusate, a venire, perché quest'anno è l'anno del congresso, e quindi quando c'è il congresso, che se ne dica che la politica sia poco ben vista eccetera eccetera, c'è questo aumento nel tesseramento, perché chiunque vuole venire vuole contare e vuole dire la sua su quelli che devono essere gli organismi del partito, sia a livello locale che a livello nazionale. Per il congresso locale sicuramente non si voterà adesso, si voterà molto probabilmente in autunno, ma per quello nazionale, che è molto più a più breve scadenza, la gente si è presa la tessera, è venuta qui in sezione, uno per uno sono venuti, è stato fatto in modo trasparente, chiaro, la gente si metteva lì in fila, si sedeva nelle sedie, si sono prese la sedia e hanno versato il loro obolo per poter essere tesserati al PD. Io mi hai fatto un assist che non posso lasciar cadere così. Hai parlato di democratici di sinistra, un lapsus o un messaggio che stai lanciando a quella parte della sinistra che si è allontanata? No. Se posso dire, ieri sera ci siamo ritrovati tutti quelli che veniamo praticamente da una cultura, dal PC al PDS, DS e poi Partito Democratico. Ieri sera noi abbiamo fatto una riunione nell'aula del Giollotelle di Siracusa, un'aula molto affollata, una sala molto affollata con gente in piedi, non ci si entrava, e dove abbiamo deciso che noi rimarremo nel Partito Democratico e appoggeremo la candidatura del ministro Orlando. Diciamo che noi rimaniamo nel Partito Democratico perché ci crediamo, ci rimaniamo come forza di sinistra, come forza che vuole cambiare effettivamente l'andazzo politico degli ultimi anni, della politica degli ultimi anni, anche all'interno del nostro partito, perché non ci sentiamo soddisfatti di quello che si è fatto in questi anni.
E anche perché continuiamo ad essere sostanzialmente quella parte della sinistra che in Italia continua ancora a guardare verso quelle persone che non hanno da mangiare. Oggi purtroppo è così, la globalizzazione, dopo le prime aspettative che aveva creato, molto positive, di lavoro, di confronto, di commercio libero, eccetera, eccetera, adesso ci si ritrova a gestire la seconda parte della globalizzazione, che sicuramente aggiornata assieme a quella che è la parte tecnologica, che, come si diceva prima, la tecnologia crea più posti di quanto ne distrugge. Assolutamente oggi non è così, la tecnologia toglie posti di lavoro e non li ricrea più. C'è da parte delle fabbriche un continuo ristrutturarsi, che poi significa mandare a casa manodopera, e quindi noi dobbiamo fare attenzione a questi soggetti, fare attenzione ai soggetti, quelli che stendono ad arrivare a fine mese, quelli che neanche partono perché non hanno da che cosa sostenersi. Quindi bisogna ripensare una politica, sicuramente non solo a livello locale, oppure a livello nazionale. Il problema si pone già in tutta l'Europa. Sicuramente non dando lavoro si dovrà dare qualche cosa alla gente, o si cambia il sistema. C'è una crisi sistemica, la crisi è sistemica, di sistema globale. Come gestire la globalizzazione nel momento in cui non si crea più un lavoro? Questo è il partito, deve essere attrezzato ad organizzare una proposta che abbia un ampio respiro per dare risposta a queste cose, che non sono cose da poco, e che sicuramente, per quello che io, per quelle che sono le mie conoscenze, non sono in grado di poter dare una risposta ora, ma colgo quello che è il problema e che deve essere risolto. Parlavi quindi, lo ricordavi, nella riunione che avete avuto a Siracusa, hai detto: non lasceremo il PD, rimarremo all'interno del PD e seguiremo le indicazioni, cioè saremo dalla parte del ministro Orlando, a capo di questo gruppo, di un nutrito gruppo della provincia di Siracusa. C'è l'attuale assessore regionale Bruno Marziano, non è il solo, prendiamo lui come riferimento perché esatto, è il deputato regionale e l'assessore regionale, e quindi diciamo però che lui ha deciso di andare con Orlando, altra parte ha deciso di sostenere la candidatura di Renzi, buona parte ha deciso invece di lasciare proprio il PD. Faccio riferimento a quella cordata a cui fa capo Bersani a livello nazionale. Ecco, si diceva: chi lascia ha torto. Bene, noi consideriamo che in questa fase c'è stata una spaccatura molto travagliata. Sicuramente quando un partito si scinde, la colpa è di chi guida. La colpa è di chi guida. Ci sarebbero potuti essere dei momenti di riflessione per evitare che ciò avvenisse. Bene, noi consideriamo questi compagni che hanno lasciato il PD come persone che momentaneamente si sono resi assenti, ma che possono tornare con la vittoria di Orlando, con la possibile vittoria di Orlando alla segreteria del partito, a vincere nelle primarie del partito. Poi con questi si possa ricucire di nuovo un dialogo che sostanzialmente deve esserci, altrimenti si dà spazio alle forze di destra. Una sinistra divisa lascia spazi vuoti, e gli spazi vuoti vengono occupati di chi poi alla fine, in democrazia diventa così, alla fine ci arrivo prima io, occupo quegli spazi e tu ti metti da parte. Gli spazi vuoti in democrazia vanno occupati, e devono essere occupati da persone che vogliono fare un tipo di politica che non è quello di dire: badate, qua siamo in fasi dai senegalesi, dai marocchini, da quello, quell'altro. Il problema, come dicevo prima, è molto strutturale, è molto di politica economica di tipo globale, che sicuramente non mi porta a dare delle risposte. Però è chiaro che questi vengono recuperati anche se si fa un tipo di politica che dà risposte. Ci abbiamo più del 40% dei giovani disoccupati, che sicuramente Jobs Act non ha dato nessuna risposta.
cioè quello che ha fatto venire il mal di pancia, i voucher per mandare a lavorare le persone, con un voucher hanno tenuto appesi persone in nero per anni, cioè non è possibile, il voucher serve alla famiglia se si deve fare aggiustare il lavandino, non può essere alla mercé delle imprese che possono utilizzarlo quando vogliono e in questo modo potersi freggiare e servire di lavoro in nero senza pagare. Così abbiamo creato praticamente la nuova schiavitù dei lavori. Ecco qual è stato per esempio il motivo che ha spinto questi compagni ad andarsene. L'immobilismo verso questa politica, vendendola come un fatto positivo, dopo il primo effetto che ha creato per esempio il Jobs Act con il finanziamento che si è coperto per intero la contribuzione dei lavoratori, dando quasi 10.000 euro di contributo alle imprese, finito questo primo impatto, adesso quest'anno se vediamo quanto sono stati quelli che hanno avuto un impiego a tempo determinato, sono il 91% in meno rispetto a quanto c'era in auge questa cosa qua, quindi è stato un effetto momentaneo, una specie di bonus dato alle imprese, dopo finito quello non c'è una risposta in grado di dire i ragazzi hanno ricominciato a lavorare, siamo passati dal 40% al 36%, non esiste completamente, eravamo al 40%, siamo al 40%. Ma noi siamo alla fine, ma ci tengo ad una tua risposta. Dalla parte renziana si dice giochiamo a carte scoperte, qualora dovesse vincere Renzi avrà il sostegno anche per le elezioni a capo di governo da tutto il PD? Ma l'altra volta come è stato? Cioè non è che c'è stata una roba del genere, cioè Renzi è stato sostenuto da tutto il partito fino a ieri, fino a stamattina, con i voti che ha preso Bersani. Renzi non si era candidato alla presidenza del Consiglio e non aveva vinto le elezioni. Ha vinto le elezioni da segretario, ha vinto le primarie, ma non aveva vinto quello da premier. Ora, noi siamo una repubblica parlamentare. Il primo ministro viene indicato dai partiti dopo una coalizione, il presidente lo manda per la fiducia alle Camere, questo è quello che avviene, però è quindi legittimo che l'abbia fatto. Ma il partito gli ha dato 2.000 fiducia, cosa che non era mai successo. Il governo Renzi è stato quello più fiduciato della Repubblica, della prima e della seconda Repubblica, perché tutte queste fiducia non si erano mai viste. Quindi di che cosa dovrebbe avere paura nel caso dovesse essere eletto segretario del non appoggio? Qui c'è stato il partito che è stato schierato tutto con lui, obito otto colpo. Grazie a Emanuele Della Luna, segretario del PD di Noto, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.